Allora, faccio questo vlog in sella alla mia Vespa ed è un video commemorativo perché questo è l'ultimo, anzi l'ultimissimo viaggio dopo 10 lunghi anni che mi porta in giro. E a parte il lato sentimentale di voler un video da riguardarmi quando mi mancherà troppo, lo carico sul canale perché il primissimo video caricato su YouTube è proprio un video fatto 10 anni fa e proprio su questa Vespa. Il titolo è esplicativo, si chiama Con lo scotch sul casco. Sì, perché ero così felice di aver comprato il mio primo prodotto Apple, che era l'iPod Nano. Per celebrare il fatto che avesse anche una camera, lo scocciai sul casco e uscii per uno dei giri su questa moto. Il video è bellissimo, soprattutto per la grossezza dei pixel, la gestione delle luci e anche per le strade di Milano, simili ma in realtà diverse rispetto a oggi. Ma a parte la riflessione tecnologica, è bello ripensare agli ultimi 10 anni e pensare che alcune cose che mi sono successe sembravano senza senso, addirittura sbagliate al momento, ma che alla fine si sono rivelate fondamentali nel percorso. E tutte, così come tutte le strade sbagliate con la moto, mi hanno fatto capire qual è davvero la mia strada. Quindi questo è il requiem della mia Vespa. Non so con che forza smetterò di fare questi giri a caso per Milano e mi fermerò e spegnerò tutto per l'ultima volta, ma quando lo farò magari fatemi leggere nei commenti se negli ultimi 10 anni anche voi avete preso qualche strada sbagliata.